hanno lanciato i Factanza Awards e noi non possiamo, insomma, far finta di nulla. Cosa sono i Factanza Awards? In pratica sapete che spesso e volentieri ci sono queste pagine tipo web, eccetera, eccetera, che organizzano delle premiazioni di cose. E di solito vengono premiati appunto magari roba tipo i miglior influencer, miglior babbeo, miglior cose cringe, miglior... Ecco, per una volta una pagina sceglie di fare dei premi dove si premia appunto l'informazione e la divulgazione. Ci sono varie categorie interessanti, c'è la diversità e l'inclusione, c'è la sostenibilità, c'è la satira, c'è il tech e innovazione, c'è scienza e salute, c'è attualità, c'è divulgazione e c'è parità di genere. Noi li possiamo identificare in attualità, a volte in divulgazione, insomma, quindi non so dove convenga puntare, però in generale, ecco, se volete andare sul sito di Factanza e sostenerci, mi fa molto piacere. Quindi basta cliccare tipo sulla categoria news attualità. Rientrano in questa categoria giornalisti, esperti, content creator e pagine che si occupano in maniera trasparente, affidabile ed efficace anche per le nuove generazioni di attualità in Italia e nel mondo e che sono spiccati nel panorama mediatico italiano. Forse questo potrebbe essere la nostra categoria. Comunque basta andare sul sito di factanza.it/awards2023, altrimenti anche sulla loro pagina Instagram è uscito il post 23 ore fa, da lì poi potete andare, insomma, sul loro sito. Diamo il bentornato a Deli, a Lorenzo, a Andrea, a Jacopo, a Manfro e il benvenuto per la prima volta a Mei Lin, direttamente, no, non è un membro del Dalai Lama. No, direttamente dalla forgia. Sto scherzando, ovviamente, direttamente dalla forgia, dal gruppo Facebook dove dovete entrare, ragazzi, perché ci sono i post di Matteo Galladini alle 5 di mattina tutti i giorni. Incredibile, un impegno mai visto. Pure il sabato sera, ragazzi, quando tornate a casa ubriachi, magari, o che avete fumato, Madonna. C'è il post di Galladini puntuale che non manca mai. Allora, amici cari, dobbiamo parlare un attimo del terzo polo. Sfruttiamo la presenza di Andrea Minola, che è un terzo polista, di Deli Mello, che è il king di non so cosa. Abbiamo i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Mei Lin, non so cosa sia, però Mei Lin, si identifichi. Politicamente? Sì. Sono abbastanza anti-renziano, nel senso... Ottimo, non ci piace già. Ma da sinistra o da destra? Perché anti-renziano oggi è il 98 degli italiani. Insomma, da entrambi i lati. Io sono pure centrista, cioè dal punto di vista politico, no, io personalmente, io sarei di quella fascia lì, cioè io sarei un liberale abbastanza laico-centrista, come dovrebbe essere Renzi, ma Renzi no, per favore, è una cosa inguardabile. E tra l'altro, no, cioè, aggiungo... Cioè, facendo una collocazione etnica, cioè, sapete chi è che ha firmato, no, il decreto per avere i poliziotti cinesi in Italia? Sempre lui è stato. È un po' come con i sauditi. Sapete chi si fa pagare in modo, no, milionario per delle conferenze? Sempre dai milionario! Buonasera. Conferenze milionarie di Renzi in Arabia Saudita. Questa è una novità. Questa è una novità. 80.000 euro l'anno sono milioni, signori, Per sedersi al board del saudita sono 80.000 euro l'anno, l'abbiamo trasformato in un milione di euro. Formigoni, per fare un esempio, non si faceva mica pagare solamente, no, cioè in versamenti bancari. Lui si faceva viaggi e vacanze a costi esorbitanti, totalmente pagato. Poi se questo andati, puoi dimostrarlo in una tua illazione. Poi se gli vuoi, poi è allora quello che sto dicendo. È che quando lui va in Cina o in un paese saudita, non sta mica in un 3 stelle plus, voglio dire. Ma questa è una tua illazione. Tu stai dicendo un'illazione, cioè stai sospettando che oltre gli 80.000 euro Renzi prenda dei soldi in più. Ci arriva a qualche milione, se aggiungi. È una mia teoria. È senatore, assolutamente. È il direttore del Riformista. No, vabbè, però,
arriva qualche milionata. Il fatto che lui guadagna, scusi, ha fatto anche il libro, i libri, ragazzi, qualche soldo l'avrà tirato fuori. Lo so che il denaro, so che il denaro è lo sterco del demonio. No, no, ma Deli, fammi finire. Il signor 13.000 euro nel conto in banca, detto in TV pubblica, e poi sì, nello stesso periodo si fa beccare che c'hai milioni in conto in banca. Non è lo stesso periodo. Ragazzi, lasciate non like, è lo stesso periodo. Alla live, smettetela di dire panzanate. Parlate di ciò che sapete con esattezza. Segnalerò queste tue dichiarazioni a Italia Viva. Come Deli, riprovala, riprovala. Ma possiamo parlare di una roba seria? Scusate, ma questo terzo polo ci arriva a mangiare il panettone a Natale? Ma certo, fino a Natale, sai quanto c'è. Sappiate. No, sappiate che faccio una precisazione. Sì. Non è neanche questione di soldi. Cioè, voglio dire, non è neanche una questione di soldi, è una questione di opportunità e affidabilità. Certo. Se tu ti comporti in un certo modo, tu puoi essere anche una persona competente, capace, carismatica, come buonasera, in parte Carlo. È, anzi, è più anche di tante altre persone in Italia, ma dal punto di vista dell'affidabilità, cioè è proprio... Tu non sei affidabile, caro Melin. Tu non sei affidabile, ti spiego pure perché. Per dimostrare, allora, se tu volessi imbastire per una cacciare Dell'Imelo 40 abbonamenti, e cioè Renzi prende soldi e quindi non è affidabile, mi dovresti mostrare che almeno una volta, una in Parlamento, lui abbia votato delle politiche a favore dei sauditi. Ora tu mi puoi dimostrare questo? Gli ha lasciato una concessione di armi che è obbrobriosamente alta. Non è stata falso. Talmente alta che per falso. anni non è vero, non è vero. Ma dove le leggete questo? Sulla Voce lì, Fake News, cioè che cos'è? Te lo pubblico? Te lo pubblico? Allora cercate tutti la concessione di armi in Italia per anno. C'è un picco esattamente durante gli anni di Renzi. Fai vedere questo documento. Lo sai che quello era già stato stabilito che dovesse aumentare. Non è che Renzi l'ha fatto. Ma guardate un attimo i grafici. Certo. E poi, aspetta, no, è sempre quello. Ma allora, ancora. Ragazzi, però allora, scusate, non vorrei stare un'ora a parlare delle cose private di Matteo Renzi. Onestamente non ce ne frega un cazzo a nessuno. No, infatti... Ma non vorrei parlare possibile, invece infatti, del detto, rapporto tra Italia soldi. Viva e, il terzo, e Azione, per capire se ci sarà un futuro, se ci sarà questo partito unico, secondo voi, se si romperanno tutto quanto, chi Dipende sarà il leader, perché tra l'altro pare che si sia candidato anche Marattin come leader del partito unico. Hanno scissolato di nuovo Raffaele di Milano. Allora si sta facendo un'entità unica. Allora io so delle cose. Si sta facendo un'entità unica e si sta andando verso dopo, anche un parliamo nome. Parliamo anche di Ezio Greggio, così Maria Sofia ci dirà la tua, ovviamente. Questa altrimenti è assolutamente inutile in questa diretta, chiamata per sorridere. No, invece è utile perché... Tranquilla, servi per le quote rosa, se no ci dicono che siamo maschilisti. No, fatemi dire una cosa su Ezio. No, fatemi dire una cosa su Ezio. Ma dopo possiamo anche parlare di Maria Sofia, non è un problema. Ma vogliamo tutti fare un applauso. Che bello, su YouTube posso dire tutto quello che voglio. Lei è un simp, Carlo, di Maria Sofia. Vogliamo fare un applauso a Ezio Greggio, che ha fatto, secondo me, una operazione bellissima per aiutare una situazione di difficoltà? Cioè, Deli, vogliamo per dire? Favore, ma ti prego. Che è successo? No, 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 sono tanto d'accordo, ma... Regà, è la prima volta in Agorà che ci stanno già due temi e non ho la più pallida idea di che cosa sia successo, né dell'uno né dell'altro. No, ma infatti partiamo dal terzo volo e poi possiamo Ezio Greggio. Sì, infatti. A me sembra più interessante Ezio Greggio, però... Possiamo concludere il discorso terzo polo, Deli, magari sentiamo anche Andrea, che è un sostenitore... Ma il terzo polo semplicemente è un'entità che è nata senza una base, cosa che si sta facendo da tanto tempo in politica, però diciamo che questo è il massimo, cioè loro stanno facendo un'operazione per la quale si fondono due anime che sono molto simili tra di loro, di due partiti che sono nati principalmente sulla personalità dei due leader, anche se Italia Viva è nata su un gruppo più alla pari rispetto a Calenda, che è stato un po' l'unico rappresentante di Azione.
Quindi praticamente ora devono fare un'operazione per la quale si mettono insieme, ma per il momento questo partito non esiste. Sappiate che io mi ero iscritto, appena nato Azione, ai comitati, quelli da 5 persone che dovevano creare un circolo, mai arrivata una mail, mai nessuno che mi ha chiamato, mai nessuno che mi ha contattato. Quindi ci troviamo davanti a una struttura che non è adatta a sostenere le battaglie amministrative, quindi nei comuni e nella regione. Vedere i risultati scrausi su questo diciamo dimensione territoriale, dove non c'è tanto il voto, possiamo dire così, il voto d'opinione, quando non c'è struttura sul territorio vai male. Quindi infatti in tantissimi comuni si stanno candidando senza i simboli i partiti sia di Azione che di Italia Viva, Italia Viva soprattutto. In tanti comuni. Questa è la verità. Cioè, voi parlate di declino di un partito che in realtà non è strutturato per affrontare le battaglie amministrative. C'ha qualche significato? Il futuro che vedi tu e che che conosci tu? Diciamo che si sta per creare un'entità con un nome molto chiaro di posizionamento, non è definitivo, c'è anche un simbolo che non è definitivo, ma tra poco uscirà e finalmente smetteranno di chiamarsi Terzo Polo e forse riusciranno a occupare una posizione politica per tutti quelli che, vedendo quelle due, quel nome, vi potranno appartenere. Per il momento tu dici mi sta simpatico Calenda, non mi sta simpatico, mi sta simpatico Renzi, non mi sta simpatico, vedremo un partito a breve che si creerà, ma e infatti, forse ci avrà una struttura. Ma infatti secondo me secondo me Delli ha ragione, ha toccato il punto principale, perché il problema che è emerso in queste ultime ore sulla questione Terzo Polo non è relativo a problemi alla base, a elettorato, sedi, ma è un problema dirigenziale, cioè quindi va completamente scissa la cosa. Cioè la base lavora, è un percorso e vuole anche la congiunzione della nascita di questo polo riformista. Il problema è tutto quanto dirigenziale e questa roba nasce, cioè secondo me Ivan, magari diamo un'introduzione perché almeno anche si capisce un po' perché sono nati un po' questi scazzi oggi su questa roba qua, montati molto più, è un termine giornalistico, si chiamano veline, cioè sono tutte quante cose che sono un po' uscite oggi sui giornali, retroscena, commenti un po' nascosti che magari anche più non sono arrivati. Cioè il motivo del diverbio di oggi comincia perché la maggior parte dei quotidiani principali italiani hanno oggi dedicato spazi politici a un Calenda estremamente alterato, come tutto il gruppo dirigente di Azione, contro la scelta di Renzi di levare Rosato da presidente del partito per rimettere lui stesso presidente di Italia Viva sul tema della gestione e della fruizione del 2 per 1000. Questo è il vero casus belli che ha portato lo scontro nella discussione. Perché? Perché sono convinti che Renzi vuole tornare a fare il presidente di IV per gestire direttamente i soldi e non metterli nella cassa comune del Terzo Polo. Fattore che però, ed è dati alla mano, i renziani hanno smentito, perché dicono di aver collaborato anche in tutte le campagne tra le fatte in questi ultimi mesi a fianco di Calenda, dal tema delle regionali a regionali anche in Friuli. Quindi è questo il motivo vero, perché dopo queste retroscene apparse sui giornali sono uscite le veline. Quindi Calenda vuole interrompere il percorso, rabbia del gruppo dirigente di IV, dedicazione nei confronti di IV, perplessità sull'operato di Renzi, addirittura Richetti che in chiaro dice non so più se Renzi vuole fare politica o il giornalista. Quando mi chiama al telefono Renzi, mi chiama in quanto direttore del riformista o mi chiama perché è il mio collega di partito? Questa è la cosa che ha fatto scoppiare poi le polemiche pubbliche, ed è uscita la Bellanova, sono usciti vari esponenti del gruppo dirigente di V cercando di mettere un po' di chiarezza su questo, rilanciando un po' l'appuntamento del congresso del 10 di giugno, dove, ha ragione Ivan, dicono che nell'entourage calendiano ci sia molta lamentela, perché a quanto pare l'entourage renziano vorrebbe contrapporre alla candidatura di Calenda la candidatura di Marattini, quindi non più un congresso chiuso modello Partito Comunista, dove si candidava uno e si votava, ma addirittura uno scontro fra due esponenti comunque di rilievo dei due partiti che vanno a comporre il Terzo Polo. È un po' questo quello che è emerso, perché secondo me sennò non si capisce. Cioè il tema è relativo al 2 per 1000, perché, chiudo, Italia Viva è forse il sesto partito che fa, è impressionante, che ottiene più soldi al 2 per 1000, quasi 1 milione di euro lo scorso anno. Non raggiunge la quota del PD o anche della Meloni, 3, 6, 4, 5, 6 milioni. Però per un partito che ha il 2%, no? Come dicono anche quelli che lo spiegano, raggiungere 1 milione di euro di contributi è tanto. Perché ha molti fedelissimi, diciamo. No?
Sarebbe anche interessante che sapere che numero... Vuol dire che ha un impatto importante sulle persone, vuol dire che anche fare le grandi campagne dipende. Di comunicazione, vuol dire che arriva alla gente. Potrebbero anche essere pochi, ma con patrimoni molto alti, cioè il 2 per 1000. Io non so se ci sono anche dati su... assolutamente. Però fa impressione, no? Perché comunque c'è gente che comunque devolve il 2 per 1000, ci crede nella causa, e quindi giustamente questa risposta del gruppo dirigente TV è per dire: ma non c'entra niente la questione dei soldi, noi siamo a disposizione di Calenda, però se Calenda vuole fare un passetto è lui che commette l'errore, per fare un po' di chiarezza. Insomma, si stanno un po' scaricando il barile a vicenda. Sì, beh, dico, però se sto partito può sembrare altisonante, ma se togliamo Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, PD, abbiamo poi questo partito qui, quindi non è che dici supera i grandi partiti, è un partitino, arriva al sesto posto come partitino effettivamente. Ma quale? Non ho capito. Quindi hai l'audio spento. Italia VIP. Infatti secondo me il nome Terzo Polo aveva anche un senso. Cioè, dava un po' l'idea dell'essere terzi. Sì, no, a me piacerebbe sapere quanto c'è, e qui, vabbè, facciamo un po' un ragionamento molto brutto. Ti prepari, Carlo, e ora ce l'abbiamo anche per lei, che il suo governo ha appena approvato lo stato d'emergenza sull'immigrazione. Ok. No, la situazione, capisco che è brutto parlarne, ma di Berlusconi, quanto può influire su questa questione? Perché la dipartita, speriamo il più tardi possibile, di Berlusconi, però con un Terzo Polo può cambiare un po' le carte in tavola, no? Chiedo agli esponenti. È quello che diceva prima Tenet, se non sbaglio, che diceva dipende come va la San Raffaele, è vero. Succederà un po', perdonatemi il termine, quello che è successo un po' dopo Moro, effettivamente. Cioè dopo di lui la DC non c'è più stato, comunque si è scissa in 18.000 gruppi, così potrebbe essere anche il futuro possibile post Berlusconi, ovviamente lì dipende cosa succederà. Il giochino in questo caso del Terzo Polo sembra molto un giochino per creare hype. In questo caso sono d'accordo con quello che diceva prima Jacopo e anche quello che diceva prima Mele ed Elli. Il fatto che in questo momento, tra l'altro, ci sia una dirigenza, non ci sia una base, il Terzo Polo non esiste praticamente, perché se devi creare un qualcosa devi creare non solo nella testa dei due capi qualcosa, ma devi avere una base, devi avere qualcuno, devi avere delle strutture sul territorio che adesso semplicemente non ci sono. Quindi in realtà per ora questo Terzo Polo in realtà esiste probabilmente nelle teste dei due e basta. Insomma, ma il progetto è quello Renew Italia? Da Renew Europe? Non è quello? Sì. Secondo me sì. Credo che il partito possa avere una dimensione tipo liberal democratici. Vabbè, ma se lo chiamano Renew Italia di sti tempi gli fanno pure 100.000 euro di multa. Non sai quanto ci guadagna lo Stato, meno comunque di quanto guadagna Renzi andando in giro, abbiamo scoperto oggi. Allora, prima di andare mi fa schifo il denaro. Scusa, ti ha zitto, 40 abbonamenti per cacciare Delli Mello. 50 che qui costano pure meno, ragazzi, negoziamo. Allora, comunque andiamo un attimo sul tema di Ezio Greggio, così Maria Sofia interviene anche lei. Dà il suo contributo all'umanità, visto che questa sera silenzio totale. E poi parleremo di immigrazione, ovviamente. Allora, non so se avete visto tutti questo video di Ezio Greggio, vabbè, immagino di sì. Ecco, Delli Mello applaude. Io non l'ho visto. Però io ho solo letto il titolo, ho immaginato cosa abbia detto, ecco. Esortava questa donna che avrebbe abbandonato. Grazie, e utilizzato questo verbo sensazionalistico non per niente, dato che il corrispettivo più adatto al senso della vicenda sarebbe affidato a questo centro per occuparsi di bambini, no? In caso appunto la madre non dovesse avere disponibilità, appunto a riprenderselo, perché lui poteva organizzare una raccolta fondi insieme anche ad altri collaboratori, tra cui anche Mosca, che se non erro lavora nella struttura, per far fronte alle difficoltà economiche della madre, però presuntamente tali, perché ci potrebbero essere, tant'è che poi lui lo sottintende anche nel post dove cerca, vicino
vicino all'incubatrice che ha pubblicato quest'oggi, che ci potrebbero essere anche altre motivazioni per cui la mamma ha deciso di non poter più tenere il bambino, anche di natura familiare e di natura economica, perché nella lettera che lei ha lasciato insieme al bambino c'era anche detto che la mamma era tantissimo innamorata di lui, amava tanto il figlio, però non se ne poteva occupare. Quindi, insomma, è un po' questa la storia. Beh, allora, scusate. Posso quindi dire una cosa prima? Io, vabbè, non per fare polemica, però trovo aberrante che esista un meccanismo in Italia che permette l'affido, o, diciamo, la separazione del figlio dalla madre o dal genitore che lo deposita, che lo affida alla struttura, e il giorno dopo che tu hai compiuto questa azione, sui principali quotidiani ci sta la storia tua, il nome di tuo figlio, il nome della cosa e tutti che ne parlano. Cioè, non è fattibile. Se vogliamo aprire una discussione, parliamo oggi della situazione del sostegno alle famiglie, della genitorialità, e del, se volete, parliamo anche di aborto e di come l'aborto non è soltanto un'opzione negativa, ma può essere, cioè, il supporto all'aborto, come aveva detto la Meloni, deve essere anche per permettere di fare una scelta nella libertà dai fattori economici, sociali, eccetera, eccetera. Ma che oggi, sulle prime pagine, che io debba sapere da cittadino il nome di questo bambino, lo trovo aberrante. Soprattutto perché se posso... Ah, un nome. Sì, ma non è, cioè, non è un meccanismo, cioè, al pari di... Perché? Cioè, non è che è stato fatto un appello social con una storia per trovare altre strutture. È stato fatto un... cioè, esiste un procedimento a tutela di tutti che non è stato rispettato, punto. Cioè, anche non perché c'è... Perché non è stato rispettato? Mica sappiamo il nome della madre. Mica sappiamo il nome della madre, perché dici che non è stato rispettato? Ma perché c'è anche il diritto del bambino, non c'è solo quello della madre. Non era appunto, come ho detto, non era per generare polemiche, era solo un'affermazione, non mi va proprio... Perché più facciamo così, più alimentiamo questa cosa, secondo me è un po'... Oltre, come dice Francesca, che anche un diritto del bambino che magari quando crescerà non vorrà ritrovare questa notizia su tutti i giornali del decennio passato. Grazie, per una Federico questione Rota, di tutela, benvenuto, della propria salute mentale. Io credo che sia anche giusta come considerazione quella di Manfro, giusto? Ok. Sì. Sì, ok, scusami, non avevo letto bene il tuo nickname, perché poi sui giornali, cioè sempre sui media, è stato tanto millantato sto discorso della riservatezza, cioè noi nel massimo della discrezione in questa clinica accogliamo le persone, sempre questa retorica qui, e poi però ci siamo ritrovati dappertutto la notizia, quindi io credo che sia pure una questione puramente di coerenza, di lotta all'ipocrisia, per me. Ma è stato fatto nome e cognome? Ma signori, fatto nome e cognome. Cosa state non possono farlo nome e cognome. E allora, cioè, qual è il problema? Ma cosa state... È una hanno notizia. Fatto il nome, è una non possono notizia. Farlo perché non ce l'hanno, sennò l'avrebbero fatto. È una notizia. Non hanno violato la privacy della madre. Il bambino tra 20 anni leggerà di una notizia del genere. Ma un bambino può leggere di una notizia riguardante i suoi genitori anche se non è stato abbandonato. Non so, se i suoi genitori sono morti in un incidente d'auto e lui, mentre lui era neonato, tra 20 anni legge la dinamica dell'incidente e rimane traumatizzato. Non diamo neanche più queste notizie. Sì, ma voglio dire una cosa, ma che notizia sarebbe? Cioè, io questo voglio chiedere. Noi, sapendo questa cosa oggi, leggendola in giornata, cosa abbiamo arricchito della nostra giornata? Cosa abbiamo avuto di più? Cosa ho arricchito il giorno che so che c'è stato un incidente stradale con 3 morti sul raccordo anulare? Niente. Quella è cronaca, è un altro discorso. Quella è cronaca, è un altro paio di maniche. Qui la mia giornata com'è cambiata, sapendo che è stato fatto un appello ad una madre che avrà preso una decisione dolorosissima, che l'avrà voluto fare nell'anonimato, che ha seguito delle regole, perché lì è possibile avere la culla riscaldata e tutto quello che insomma poteva fare. Ma nessuno dice che è bello vedere la sua situazione spiattellata, fallimento dello Stato. Non ci siano ma la sua situazione di chi? Abbiamo il nome di questa persona che abbiamo spiattellato? No, ma lei lo saprà lei, lo sapranno le persone in ma lei lo sa che ha abbandonato una persona. Sappiamo il nome, non abbiamo una faccia, allora non c'è una persona dietro. Stiamo parlando veramente. Intanto hanno regalato 50 abbonamenti perché c'è Redelli. Smettiamo Quanti? Di utilizzare il verbo abbandonare, cioè è stato il mio presupposto. 5 o 50? Come? 50, Adelli.
Non volevo interrompere, scusate, finite. Poi ha deciso di disfarsi del figlio, va meglio. Ma no, ha deciso di affidare il figlio a una persona. Non si può, non si questo, può. Questo è un giudizio, lo sai. Tu stai giudicando una persona di cui stai dicendo da mezz'ora che non ti interessa il nome. Stai giudicando una persona di cui non sai nulla della sua vita e ti permette di dire una cosa del genere. Vedi perché le notizie di questo tipo non devono girare, perché non arricchisce il dibattito, lo sminuisce il dibattito. Poi fa girare i coglioni un fatto, lo capisco, mi dispiace per questa madre che è arrivata a fare questo, mi dispiace, però non posso dire che non è vero quello che ha fatto, l'ha fatto, mi dispiace, fine. Sì, però lei è andata... Però non si può, usiamo altri termini, ma che termini? Termini che descrivono la situazione per quella che è stata, perché qui non si parla di abbandono, di lasciare il figlio là. Di affidare, avranno deciso finca. Perché suppongo che sarà nato anche da un padre questo bambino, no? Affidare vuol dire che se lo può riprendere, non diciamo le cazzate, però affidare vuol dire che se lo può riprendere. La legge non sappiamo neanche se il padre è informato, la conosce la legge, cosa dice in questo caso? Cioè, comunque stavo parlando io e sono stata interrotta. E questo non è un comportamento civile. Allora, affidare è diverso da abbandonare e da lasciare, soprattutto perché questa madre si aspettava, come era previsto, no? Lei è andata in quel centro proprio per questo, che suo figlio non venisse così buttato alla mercé del mondo, ma venisse per l'appunto curato, venisse per l'appunto assistito, eccetera, eccetera. Per cui il termine lasciato e il termine abbandonato non è assolutamente, non sono assolutamente adatti. E le parole, quando si parla di casi così delicati che diciamo coprono una serie di tematiche, magari il diritto all'aborto, la condizione della donna e la maternità nel 2023, eccetera, eccetera, vanno pesati bene, perché altrimenti si creano dei misunderstanding come quelli che abbiamo appena avuto. Ma poi, a parte questo, il caso di cronaca di cui tu hai parlato, no? Del possibile bambino che legge degli incidenti dei genitori di 20 anni fa, quello è abbastanza inevitabile, perché come dice Francesca, parlare dell'incidente può essere arricchente. Invece qui come ti arricchisce? Soprattutto perché quella madre si è rivolta a quel centro per non vedere sperperate tutte le informazioni. Allora, scusate. Allora, posso dire due cose veloci? Lasciare dal dizionario, allontanarsi da una persona o da un luogo, seconda definizione, separarsi definitivamente da qualcuno o qualcosa. Sì, la mamma ha lasciato il figlio. Questo è italiano. Se poi a te le parole in italiano ti fanno girare i coglioni perché è un po', sembra che do il giudizio sulla madre, non mi interessa. Questo è italiano, primo. Beh. Secondo, hanno dato la notizia. Sai in che modo può essere utile questa notizia? Può essere utile a una madre che magari tra 6 mesi, invece di abbandonare il bambino nell'immondizia, come a volte capita, viene a sapere che esistono delle strutture del genere. Tu dici, ma lo sanno tutti? Evidentemente no, perché ci sono madri che lasciano il bambino nella spazzatura. Pensi che lo farebbe ancora dopo tutta questa pubblicità di oggi? E dopo tutti questi appelli? Ma lo farebbe con tranquillità? Di chi? Allora, tra due giorni di questa Enea non sentiremo mai più parlare. Non abbiamo visto una foto della figlia, non abbiamo una foto della madre, non sappiamo, appunto ma dai, ha ragione Carlo, abbiamo tutelato in ogni modo la sua privacy, dopodiché abbiamo dato una notizia e i giornalisti, viva Dio, in Italia possono dare le notizie e allora, voi non decidete su cosa possono o non possono dare le notizie. Allora mi dici perché non hanno dato notizie degli altri 399 che vengono lasciati secondo le stesse modalità ogni anno? E questo perché capita di continuo? È lo stesso motivo per cui ci danno la notizia che hanno, come si dice, che è stata persa Denise Pipitone, eppure in Italia di bambini scomparsi ce n'è 10 al giorno, ma noi ne sentiamo uno. Ok, perché a volte i media prendono una notizia e la grazie fanno Samuele, no, guarda, hai fatto pure l'esempio. No, semplicemente perché quello è successo che ci si rivolge a determinati programmi televisivi, le persone si affezionano a determinati casi giudiziari e quindi si mette la lente di ingrandimento fino all'ultima virgola, perché non penso gli hanno fatto veramente il pelo e il contropelo alla famiglia di Denise Pipitone e di tutte le altre persone che sono purtroppo protagoniste di eventi tragici anche di altro tipo. Quindi su questo assolutamente, quelli sono casi di cronaca, i bambini scomparsi vanno ritrovati, quindi magari quel bambino è stato rapito e si avvisa, cioè è anche una funzione di pubblicità notizia quella della stampa, no? Che c'è anche nella legge per un certo senso, cioè informare il cittadino che questa bambina è scomparsa dalla città di Roma e che quindi chi lo vede magari potrebbe, questa non funziona allo stesso modo.
Sì, tu ma non stai avvisando nessuno allo stesso modo. La madre è consapevole che quel bambino è stato lasciato lì, ce l'ha portato lei. Quindi non penso che non danno lo stesso risalto a tutti i fatti di bambini scomparsi. Questo dicevo, ok? Perché non lo danno? Perché ci sono dei casi che, caso vuole, hanno risalto, altri no. Fine, è una semplice... Posso? Sì, sì. Vai, no, no, Sofia. Perché non voglio interrompere o sovrastare nessuno. Poi se anche gli altri vogliono dire qualcosa, insomma. Ma io devo uscire, Ivan. No, il donatore mi ha concesso un altro po' di tempo per lei, Delly. Vabbè, comunque non sono d'accordo con la precisazione che hai fatto sui termini, perché intanto abbandonare, vabbè, ha una connotazione negativa, e anche se però lasciare non ce l'ha, per descrivere la vicenda in maniera veramente accurata dovremmo sempre rimanere sul termine affidare, che invece ha più una sfumatura di cura, ha più una sfumatura di coscienza da parte della madre, perché non l'ha semplicemente lasciato in maniera poco pensata. Ha pensato, anzi riflettuto sul fatto che affidarsi a questa clinica per l'appunto potesse essere la scelta migliore dopo magari delle attentissime valutazioni per il futuro di suo figlio, tant'è che in quella lettera sempre spiattellata dai giornali senza alcuna cura, senza alcun ritegno, piena di amore, così è stata descritta, lei diceva che voleva per l'appunto il meglio per il figlio. E quindi, se tra i tanti casi di cronaca, per diciamo ritornare lo scambio che avete avuto te e Francesca, vanno a prendere proprio quello di questa ragazza che si è ritrovata in questa clinica quando ci doveva essere il massimo della riservatezza. Io dico, quale tempismo più ironico, potevano prenderne tanti di casi di cronaca, ma proprio questo dove lei si è affidata apposta per non vedere sperperata tutta la storia. Cioè, io lo trovo ancora peggiore per questo. Era è l'incoerenza che stavo cercando di denunciare all'inizio, l'ipocrisia, no? Ma scusa, ma i casi che ha detto Tenet, quei 300 e passa all'anno, sono tutti di casi simili a questo, ho capito bene? No, aspetta, non ho capito in che sì, senso. Sì, era un articolo della stampa che... Cioè che no, quindi ci sono 300 ci sono e 3000 passa casi all'anno, ci sono... 3000? No, aspetta, allora, perché l'ho chiuso, perché me era un attimo... però c'è un articolo della stampa in cui riportavano, adesso se volete lo riprendo, sì, l'ho visto anche sul post, che ci stanno 3.000 casi l'anno di rifiuto in ospedale e 400 circa di utilizzo di questa procedura. Bene, quindi vuol dire che qualunque di quei casi avessimo preso, a prescindere, Maria Sofia sarebbe qui a dire ma perché abbiamo preso proprio questo? Ma no, attenzione, io ho detto perché che sono caso... tutte persone che hanno lasciato il figlio in ospedale al momento del parto, oppure l'hanno affidato dopo il parto. Posso pure? Sì. Grazie. No, cioè qui i criteri per cui mi sono pronunciata con particolare veemenza proprio per parlare di grazie, questo Danilo, caso Lunetta, è che sta clinica ha ostentato tantissimo di tenere alla riservatezza, alla privacy della madre che appunto affidava a essa il proprio figlio, la propria figlia. Quindi negli altri casi si può comunque obiettare su come non sia esattamente il massimo, come pure sostiene Francesca, il parlare di informazioni così sensibili che riguardano il figlio, che riguardano la famiglia. Però in questo particolarmente, secondo me, è paradossale proprio perché hanno millantato tanto sta privacy, sta riservatezza rispettata, assolutamente garantita. Pure lo stesso Ezio Greggio ha detto nel massimo della discrezione, nel massimo della segretezza nel suo video, e non c'è stato, ecco perché mi arrabbio ancora di più. Grazie tutto Luca Delana, sappiamo tutto quello che c'era da sapere, il resto non lo sa neanche la clinica, perché il nome della madre non lo sa neanche la clinica. Esatto. Ha garantito la riservatezza. Cioè, non è che hanno divulgato tutto. No. Ma comunque non è il problema, non è la clinica. Vabbè, ma non mi va... no, basta. Non si scappi, di quello che vuoi dire, di quello che vuoi dire. No. Non te lo tenere, non andare a dormire con l'odio. Non è che non voglio dire, è che continuando a dire porto avanti quello che non voglio che venga portato avanti. Perché cioè? Se uno compie un'azione di questo tipo, che io credo sia dilaniante da un punto di vista personale, non lo so, certo. Spero che non mi capiti come situazione, me lo ritrovo, cioè faccio il gesto la sera, la mattina
apro il telegiornale, vado a sentire di che cosa si parla al bar, e compro un giornale, guardo qualsiasi programma in TV, la sera stacco, se devo anche collegarmi su YouTube e continuare a sentire parlare di quello che ho fatto la sera prima, onestamente, secondo me c'è una mancanza di tutela da parte della società e dello Stato in questo, di questa modalità, che per definizione, per come è stata pensata, deve tutelare non soltanto la privacy di un individuo, deve tutelare la privacy e la riservatezza di questo momento, di questa pratica, di questo processo. Poi, se vogliamo prendere spunto, perché Carlo giustamente dice può avere, ok, prendiamo uno spunto, generalizziamo, parliamo oggi del fatto che ci sono dei genitori, ci sono delle madri, ci sono dei padri, ci sono delle famiglie, ci sono 12.000 situazioni diverse in cui crescere un figlio è complicato, quali sono le strade a partire dal concepimento fino alla nascita, al post nascita e quello che vi pare, e allora facciamo una discussione a 360 gradi dove deve intervenire lo Stato, dove c'è la famiglia, eccetera eccetera eccetera. Così parlare per titoli, per parole scritte su una lettera, andando a discutere di un momento personale riservato senza poter dire niente, aggiungere nulla se non esprimere un giudizio, perché poi questo è quello che si fa. Onestamente, è un cane incazzato, scusatemi. Noi non possiamo fare a meno di non giudicare, però, Tenet. Onestamente, cioè, noi ho il santo diritto di giudicare chi voglio, ma questo è, vabbè, allora, è banale. Ma possiamo fare quello che vogliamo, però poi c'è anche quella piccola cosa che si chiama empatia e sensibilità, eh? Non è che necessariamente c'è la notizia, dobbiamo parlare. Vabbè, però per vedi, forza, ma Francesca, dare la nostra però opinione, no, Francesca, tu stai, vedi, no, scusa Francesca, però tu stai giudicando la mia empatia e sensibilità, dando per scontato che siccome voglio parlare del caso, o io non ce l'abbia, ce l'abbia bassa, non ce l'abbia come la tua. Anche tu giudichi. Tutti giudichiamo quello che ci viene posto davanti agli occhi. Noi giudicheremo Maria Sofia, che fa una cosa e non ne fa un'altra. Che cosa ha detto per mezz'ora, Delli? Che cosa ha detto? Il problema è quando si danno delle notizie di questo tipo, perché poi è normale che l'essere umano giudichi, ok? Però il problema è proprio il meccanismo della notizia, perché si poteva dare tranquillamente, magari si veniva a sapere, si prendeva spunto da questa storia e si spiegava il meccanismo, come diceva Carlo. Fare un bell'articolo sul meccanismo, su come una persona che purtroppo deve prendere questa scelta, perché nell'Italia non funzionano determinate cose, questi sono i passaggi. Però questa dimensione diversa al pubblico dominio e aspetta, al giudizio, ma chi è come stato sempre esposto? Non sappiamo i nomi, cioè vabbè ragazzi, il discorso l'ha fatto Manfredi, a me di ripetere quello che ha detto Manfredi non me va. E comunque perché qualcuno diceva e perché qualcuno diceva ah, questo andrebbe ad applicato anche a altre serie di casi di cronaca o comunque ad altre, sì certo, assolutamente sì, cioè non è questo è un caso specifico, ma ce ne stanno anche altri di situazioni in cui esimersi ogni tanto dalla notiziabilità di un qualcosa, non soltanto perché qualcosa fa notizia, deve diventare notizia. Sì, ma è diventata notizia perché se ne è occupato Ezio Greggio, non è che se no, è diventata no, notizia. Ragazzi, no, perché credo, stamattina credo, erano già le prime pagine, ieri all'una erano pronte, te le riprendo, l'ho viste stamattina se vuoi. La stampa allora, mi pare sicuro l'ha messa. In più posso dire una cosa, mi è piaciuto molto del ragionamento di Manfro, un passaggio dove diceva non solo che le persone che sono coinvolte in questa vicenda, cioè l'infante e la madre, devono essere tutelate, ma anche il caso di per sé, che se vogliamo ci può far venire in mente un paragone un po' arzigogolato, oppure comunque lo fa venire in mente a me, proprio per l'ultimo, io diciamo sono venuta in live da Ivan la prima volta per via dei leak dei miei contenuti su OnlyFans, voi direte che cazzo c'entra, io ci vedo un correlamento. Vabbè, volevi farti la marchetta anche stasera, Maria Sofia. Dai. No, non è per la marchetta. Ma ne posso parlare di sto discorso, io sarei... Carlo è un tuo abbonato, tra l'altro, Maria Sofia. No, davvero, vi prego, non fate perdite di serietà, perché pare che l'ho detto a caso, che è già un paragone difficile, infatti ho detto prima correlamento e non correlazione, scusate, mi sono impappinata e quindi lo voglio spiegare bene, cioè apprezzo l'ironia e tutto, ci sta, però poi pare che sono una stupida, cioè nel senso, a me hanno condiviso dei contenuti che io ritengo intimi, dove si vedeva la mia faccia, però anche se la mia faccia non si fosse vista e si fosse visto solamente il mio corpo e niente della mia stanza, niente fosse stato riconoscibile della mia persona, e quindi il mondo vedendo quei contenuti non sarebbe stato in grado, se l'avessi visti, di riconoscere me,
Comunque io, notando che magari diventa virale un video porno dove ci sto io e la gente non sa che ci sono io, ci sarei stata molto male se questo fosse accaduto. Quindi allo stesso modo, ecco, il parallelismo che ci vedo col discorso di Manfro, immagino che quella madre, anche se noi non sappiamo quel nome, ha comunque visto una sua vicenda intima che è stata, scusatemi il termine, sputtanata in tutta Italia, è stata diffusa senza il suo consenso, eppure se non si può risalire a lei fa comunque male. Quindi no, no, davvero, non era per la marchetta, apprezzo la battuta, però ecco, ci vedo un po' questa affinità, non so che ne pensate. Non cioè siamo sentirsi del fatto che la gente si sente male, cioè o gli dà fastidio qualcosa. Vabbè, chi se ne frega, cioè, alla fine, no? Cioè, no, aspettate, non ho capito, in che senso non ce ne frega niente? Non sono responsabile dello stato d'animo di una persona. Ma in realtà sì. No. Cioè, non sei individualista, no. Carlo. Tecnicamente ma non sono individualista, cioè... Io posso, allora, ma posso. Non è una constatazione, no, no, non era, non c'era, che non c'era giudizio. Mi spiego meglio. Allora, posso pensare magari di non fare un'azione per non far star male qualcuno, va bene, ma a livello collettivo questa cosa la posso fare io nel personale, non posso dire che tutti devono fare attenzione a non far, come si può dire, a non far rimanere male Maria Sofia perché potrebbe qualcuno vedere le sue foto e lei starci male. È un ragionamento che posso fare. Sarebbe buona cosa che invece fosse così. Assolutamente no, non possiamo condannare le persone perché qualcuno si sente offeso intimamente. Scusami Carlo, Carlo, esiste, si chiama educazione. Autonomamente lo facesse questa educazione. Ma infatti l'educazione va benissimo, ma è una cosa personale l'educazione, non imposta dallo Stato. Ma sai qual è il problema di questo ragionamento? Che va bene finché ti va tutto bene. Io sono d'accordo, cioè, guarda Carlo, non è una... A livello empatico lo capisco. No, ma io non è un discorso a livello empatico. Mi sentirei male, lo capisco perfettamente, e anch'io come lei. Dico che però lo Stato non può intervenire in questo senso. E invece sì... Comunque dopo cambierei il tema appena avete finito lo scambio. Perché lo Stato ti deve tutelare, cioè non deve tutelare... È ovvio che non deve essere empatico lo Stato. Però lo Stato, secondo la mia visione dello Stato, deve tutelare l'individuo. Io penso che se domani mi dovessi trovare in una situazione del genere, così, certo, non mi sentirei tutelato, perché lo Stato, inteso sia come struttura amministrativa, sia come società, in questa situazione non si è comportata, secondo me, a tutela dell'individuo, siccome lo Stato opera anche a tutela dell'individuo e del singolo, in questa situazione, come anche in altre, questa volta non è stato fatto. Il compagno Tenet. Non è compagno, può essere... Grande compagno. Su questa affermazione, cioè parlando di Stato, oggi ti possono dare uno spettro tra il comunista e il fascista, passando anche per il renziano, quindi cioè veramente non è... Io sono un renziano comunista. Sì, benvenuto. È la cosa peggiore, è proprio essere renziano. Allora, ultima cosa, Maria Sofia, poi cambiamo tema. Andiamo sull'immigrazione. Ce abbiamo un altro di tema. Ma quale? Quello del Dalai Lama o dell'immigrazione? L'immigrazione Dalai Lama no, vi prego ragazzi, dire, no, ragazzi. Quello è un porco malato e basta, no, nel senso, vabbè, è finito, no, il tema. Stava scherzando, no. Maria Sofia, comunque, concluda su questo tema e poi sì, andiamo sull'immigrazione. Vabbè, certo, va bene, per chiudere proprio con... Grazie Claudio Marconato, sciocca. Cioè io direi pure che secondo me parlare in questo contesto di responsabilità dello Stato è anche un po' fuorviante, perché noi qui abbiamo visto che il gesto in questione è stato compiuto non da delle entità statali, bensì dai giornali, che sì, c'entrano con... Grazie, lo Stato, Tibia, ma c'entrano come noi, nel senso da altri cittadini, anche dallo stesso Ezio Greggio. Quindi dico, cioè, secondo me, se questo discorso di Carlo è stato fatto per promuovere la libertà di opinione, per promuovere la libertà personale del non si può imporre alle persone di non fare determinate cose, di non offendere, io direi che non si può imporre a noi di fare adesso questo discorso dove diciamo non siamo d'accordo con le basi, no, che hanno portato questo fenomeno a diventare virale. Tutto qui. Comunque... Però domanda. Se ora, a seguito dell'azione di Ezio Greggio,
la donna si presentasse, dicesse sì, grazie, mi serviva proprio un aiuto economico, per fortuna Ezio hai capito esattamente la mia situazione, adesso posso... Come la vedresti l'azione che è stata fatta? Non la vedrei comunque bene, perché è stato fortunato. Però. Oddio, chi sta parlando? Perché ho paura di... Lorenzo. Vai. No, io stavo dicendo che, cioè, Ezio Greggio avrebbe potuto dare tutto l'aiuto che riteneva in modo più riservato. Inoltre, credo che una non sai chi è, devi fare un appello pubblico per forza. Il nome della madre non lo sappiamo. No, vabbè. Ma infatti il problema non è Ezio Greggio, raga. Tra l'altro di Ezio Greggio poi non abbiamo parlato. Il problema non è Ezio Greggio, cioè, per quanto mi riguarda, il problema non è Ezio Greggio. Sì, diciamo che il problema del suo discorso era il messaggio della questione della madre vera, che doveva e poi dei termini, cioè, che ha usato. Però quello è un altro paio di maniche. Ragazzi, ma vi rendete conto che in Italia conducono le trasmissioni dei boomer che non si rendono per minimamente conto che il mondo che c'è oggi, tutto è politicamente corretto, che si dovrebbe utilizzare. Se voi sentite Gerry Scotti, delle cose che dice sono allucinanti. Cioè, quando Gerry Scotti presenta un concorrente di Il Milionario, sei questa bella ragazza, questi stanno tutti negli anni 40. Ma dire vera mamma è politicamente corretto, speranza, punto e basta. Però posso dire una cosa, cioè, anche se Ezio Greggio con il suo appello fosse veramente riuscito ad aiutare questa persona in particolare, ciò non toglierebbe la valenza oggettiva di quello che ha fatto, come anche quello che hanno fatto i giornali. Perché se la persona soggettivamente poi lo percepisce come un aiuto, anche un po' per ritornare sulla falsariga di Carlo, che diciamo non è che siamo responsabili delle sue emozioni, non è una certezza, nel senso, lui è stato solo fortunato. Se lui effettivamente fosse riuscito a convincere questa ragazza a riprendersi il bambino e quindi a stare meglio, eccetera, eccetera, sarebbe stato solo fortunato. Ma esistono una serie di altre casistiche in cui la modalità in cui Ezio Greggio ha provato a dare il suo aiuto potevano risultare come outcome non positive. Quindi, nel dubbio, secondo me, un'azione. Ma avete convinto, mi avete convinto, cioè avete ragione voi. No. Guardate, ascoltandovi, mi avete giuro, non sto scherzando, mi avete convinto. Guarda che è vero, Maria Sofia, e questo è un momento storico. Possiamo cambiare tema ora che Delli si è convinto? Grazie. Che cos'è? Direi... No, non hai fatto il test delle 16 personalità, perché da come parli, da come fai l'avvocato del diavolo, da questa cosa mi avete convinto, sei NTP, secondo me, vallo a fare il test. Non so cosa sia, ma... Maria Sofia, cosa ti è uscito a te al test? NTP, pure io. Quindi argomentatrice. Sì, ma infatti, cioè, per esempio... Non avevamo dubbi, perché chiacchieri un sacco. Comunque... Infatti, vabbè, io sono mediatore. Io comandante. Quindi che sei, in FP? No, non mi ricordo, però mi ricordo solo mediatore. Mi avete convinto dell'inopportunità. Ho sbagliato braccio, Jacopo, scusa. Ivan! Ho sbagliato braccio. Ivan! Siamo su YouTube, posso farlo, goliardia! Allora, andiamo avanti. Immigrazione, il Consiglio dei Ministri, dopo i vari rumors di questa mattina, ha ufficializzato dunque lo stato d'emergenza per la questione immigrazione, una cosa insomma abbastanza speciale, abbastanza insolita, insomma numeri alla mano, secondo alcuni esperti non ce n'era bisogno. Questo cosa comporterà? Capiamo, c'era bisogno, Francesca, come dicevi tu stamattina, minor burocrazia forse, però... Cioè sì, è semplicemente evidentemente per accorciare i tempi per intervenire, ovviamente sappiamo che lo stato di emergenza comporta una concentrazione di poteri e comunque un salto di determinati step, però dai numeri appunto che vedevo da Matteo Villa di ISPI, che in questi giorni ha pubblicato un po' di dati, non sembrerebbe questa emergenza, ecco, non sarebbe addirittura fino a questo punto. Non so se sia una visione futura, se sia per una questione dell'arrivo dell'estate, e anche perché comunque i vari centri che ci sono pieni da sempre, quindi insomma diciamo che da questo punto di vista purtroppo c'è proprio una carenza organizzativa per i numeri che ci sono da tanti anni, quindi ecco. Parliamo di sei mesi. Che cosa vogliono fare? Sei mesi di stato d'emergenza. Che volevano primo... rifare le stesse del 2018, se non sbaglio. Un attimo. Parliamo di sei mesi di stato d'emergenza con un primo stanziamento di 5 milioni. E poi nello stesso Consiglio dei Ministri, se vogliamo ampliare il discorso, c'è anche quella norma voluta
quel disegno di legge voluto dal ministro della cultura San Giuliano sulle nuove sanzioni in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento dei beni culturali, se diventerà legge sarà prevista una multa da 10.000 a 60.000 euro, fatta ad hoc per ultima generazione, immagino. Allora, sull'immigrazione voglio sentire Carlo, poi, caro Carlo, le tocca. Io sai che ti posso essere di poco d'aiuto, perché non, cioè, ho sentito solo i titoli, non so in cosa consisterà questo stato d'emergenza. Come diceva Francesca, solitamente con gli stati d'emergenza si riescono a bypassare procedure, appalti e cose varie, quindi immagino che serva poi per fare accoglienza, cioè per... creare, non so, dei centri ad hoc alla veloce. Non so a cosa possa servire questo stato d'emergenza, perché non è una lotta all'immigrazione, uno stato d'emergenza fatto così, ma è un prepariamoci ad accoglierne. Serve, Carlo, te lo dico io, giusto? Che serve praticamente con questo, col decreto d'emergenza... Certo, saluto Maria Sofia che ha detto che ci deve salutare. Grazie, sì, Maria scusate Sofia. Per l'interruzione. Ciao, alla prossima, ciao. Grazie mille. Grazie a te. Il ministro Piantedosi avrà la possibilità di costruire un CPR per ogni regione. Questo è il potere che viene conferito. Un CPR per ogni così. Regione. Sì. Quindi ci prepariamo ad accoglierli in pratica. No, sono centri, no, sono centri CPR... per... No, 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 assolutamente, anzi. Sono i centri di permanenza per il rimpatrio. Sono centri per il rimpatrio, quindi vuol dire un pugno molto duro su chi può entrare e chi non può entrare, dei flussi da gestire chiaramente su questo... con la divisione dell'accoglienza di 10-15 immigranti per comune. Questo è quello che poi vuole fare Piantedosi. Quindi parcellizzare il più possibile in modo che non ci siano, e a questo potrebbe avere anche un senso, comunità con un numero più alto di migranti rispetto ad altre, dove i numeri sono molto pochi. Scusa Jacopo, hai detto CPR così. Per? Regione. Uno per regione. Uno per okay. Regione. Quindi anche dividiamo in 10-15 migranti. In questo momento chi è che sta soffrendo? Cioè il decreto di emergenza è pensato principalmente per la Calabria e per la Sicilia, e questo chiaramente ad hoc, poi si allargherà chiaramente a un impatto governativo. Il tema è che l'hotspot di Lampedusa è perennemente occupato, quindi non si riesce mai a fare un ricalibro, un ricircolo anche delle persone, perché chiaramente c'è, soltanto nelle ultime 48 ore sono 2200 sbarchi, sono un'infinità, e anche 40 domanda. Morti. Cioè, sì, hanno stanziato perché male. Oltre cioè, i CPR sono diciamo un bel problema nel nostro ordinamento, perché sono sovraffollati, hanno delle carenze strutturali, poi insomma sappiamo che lì dentro si parla di detenzione amministrativa, quindi non ci sono condanne penali di qualche tipo, e molto spesso le persone restano lì e poi ci sono anche fughe, persone che muoiono, insomma ne abbiamo viste di ogni in questi anni. Perché le espulsioni che vengono fatte ogni anno poi alla fine sono poche, perché sono effettivamente molto costose, e dall'altra parte c'è anche una difficoltà nell'andare a cooperare con molti degli stati di provenienza, cioè di origine più che di provenienza. Quindi io mi chiedo, sono stati stanziati anche dei fondi per queste espulsioni? Perché altrimenti andiamo a riempire per l'ennesima volta delle strutture che adesso alcune per esempio le stavano chiudendo proprio per carenza di... condizioni igieniche minime e rispetto di diritti umani minimi, praticamente, perché ce ne sono varie, tipo Palazzo San Gervasio, ma anche altri che hanno delle carenze strutturali evidenti, e però al contempo appunto se ne vuoi costruire di nuovi non puoi tenere la gente ferma lì. E in più c'è anche la questione, aggiungerei, della Nigeria, cioè della Nigeria che è stata inserita da Tajani nella lista dei paesi sicuri, nonostante non sia un paese sicuro, lo sappiamo insomma da tutte le informazioni che ci arrivano, e anche lì poi tutte quelle persone potranno appunto essere magari espulsi o non rientrare nella protezione internazionale, proprio perché provengono da un paese che viene ritenuto sicuro secondo questa lista di paesi. Sì, quello di Torino l'hanno chiuso momentaneamente, esatto, quello intendevo, il CPR. No, leggevo Francesca che in realtà non dovrebbero esserci forse nuovi fondi, ma volevano aumentare a 180 giorni il tempo prima del rimpatrio o dell'espulsione, se non sbaglio. Quindi in realtà tenerli lì. Quello che chiarisce il decreto, poi fra lo leggeremo meglio, immagino che poi certo, questa roba verrà anche un po' sciolta, comunque deve passare anche... in aula, quindi immagino ci saranno anche emendamenti, modifiche, discussioni, però chiaramente questa roba un po' si vedrà, perché il decreto Cutro va in aula martedì in Commissione Affari Costituzionali, quindi questa roba certo, chiaramente sì. Avrà un impatto, sarà abbastanza importante, perché
perché quello che denunciano le opposizioni è che il sottosegretario Molteni all'interno abbia un pacchetto di emendamenti molto corposo che cerchi un po' di emulare alcune parti dei decreti sicurezza del governo Conte 1, per essere un po' più duri sul tema chiaramente dei rimpatri, perché in realtà in questo decreto, che penso che abbia un senso, c'è tutta una parte che dovrebbe essere dedicata, poi ripeto, non l'ho letto l'ultima versione, quindi l'ultimissima, perché era in fase di pubblicazione, per la discussione pubblica, c'è il tema chiaramente della missione congiunta in Tunisia, cioè quello è il vero tema, che non è più una missione congiunta italiana, ma diventa una missione europea, dove si stanno anche coinvolgendo il ministro degli esteri francese, il ministro degli esteri tedesco, Ursula von der Leyen, i commissari europei. Insomma, una missione dovrebbe essere importante per creare un flusso di gestione chiaramente delle politiche migratorie. Poi vediamo se questa potrebbe essere anche una piccola vittoria dell'esecutivo, se veramente fosse portata a compimento. Non penso riusciranno, però, perché c'è un tema anche politico di gestione dei flussi. Quello che è previsto con l'allargamento del tema dei CPR, perché Piantedosi avrebbe chiesto in più occasioni di non fare le tendopoli, perché le tendopoli che sono state allestite più volte anche negli ultimi anni, per esempio a Lampedusa o vicino a Lampedusa o nelle coste siciliane o in Calabria, hanno creato un enorme problema di dispersione, perché poi dalla tendopoli, se non la militarizzi, si può scappare, ci si può muovere, non si resta lì. No, certo, però il CPR non è un centro d'accoglienza, capito? Cioè, cambia proprio tutto. È una prigione. Esatto. Cioè, è semplicemente un carcere dove però dentro non ci sono persone condannate. È un carcere, dove tra l'altro hanno c'è più tempo per la gestione anche di capire chi può restare e chi non può restare. Sempre i temi sono sempre gli stessi, insomma. Quindi questa roba qui, chiaramente poi loro adesso avranno molti più strumenti, no, per accelerare un po' i percorsi con i decreti di emergenza. Però ti ripeto, Cutro deve andare ancora in commissione affari costituzionali, ma non ancora certo, quello di governo in vigore, ma deve essere convertito, quello sicuramente. Esattamente. Anche perché la domanda che facevo oggi, poi giuro che sto zitta, per esempio sull'altro tema sempre dello stesso decreto, è i motivi di necessità e urgenza che servono necessariamente per il decreto legge per l'imbrattamento dei musei, visto che delle fattispecie per andare a punire imbrattamento, danneggiamento, tutte cose eventuali ci sono già, e infatti i processi già sono partiti. Quindi ecco, e avevamo visto anche tutta la questione della sorveglianza speciale su uno dei ragazzi, però credo che fosse... Ma infatti è completamente una follia. No, io vabbè, questa moltiplicazione dei reati... con decreti legge che sì, non questo... hanno titolo d'urgenza, quindi... E questo infatti c'è su tutti i governi, però ci sono determinate cose che ogni volta che mi chiedo ma quali sarebbero i motivi di straordinaria necessità e urgenza per intervenire? Perché se tu mi parli di emergenza migranti, mi dichiari lo stato di emergenza, in teoria comunque un'emergenza alla base la dovresti dichiarare. Ma questo sì, sono d'accordo Carlo, cioè è un problema la declarazione d'urgenza che c'è da sempre. Con tutti i governi lo diciamo, ma qua ci vorrebbe, non lo so, forse un presidente della Repubblica illuminato che un bel giorno arriva e dice: io sta roba non la tollero più, perché è palesemente anticostituzionale continuare a legiferare in questo modo. Ma è che il presidente della Repubblica non ha un potere così pregnante, cioè nel senso che la valutazione proprio in modo un po' serio, cioè, mi ricordo ci sono presidenti che facevano moniti ogni 3x2 e comunque entravano un po' a gamba tesa. Io poi, per carità, magari non risolvi niente, ma almeno provarci non mi dispiacerebbe, ecco. Poi, cioè, Mattarella in ogni discorso lo dice, no? Quando lui parla della centralità del Parlamento intende anche questo, l'ha ripetuto molte volte, cioè anche il fatto di, è vero che poi il decreto legge deve essere convertito, passa dalle Camere, però intanto sì, comunque però... diventa, cioè comunque è efficacia, quindi nel momento in cui si pubblica e va in vigore. Poi ecco, quindi da questo punto di vista sono d'accordo. Poi certo c'è da dire anche che dall'altra parte l'iter legis ordinario non è particolarmente celere, quindi magari per determinate cose si cerca anche la questione dell'apposizione della fiducia, viene utilizzata molto per questo motivo, no? Così certo. Andiamo avanti velocemente, quindi un po' problematico. Tra l'altro, scusate, ma la questione, chiamiamola, della redistribuzione, vado a memoria, un paio di anni fa non c'era già stata, che avevano fatto per comune, ogni comune doveva accogliere un tot di persone e non aveva assolutamente funzionato? Cioè, al di là del che adesso facciamo un CPR o meno, io ricordo ovvero prima il comune, per esempio, ne aveva accolto una trentina, se non sbaglio, di persone, e però si era lamentato tantissimo che non poteva più, eccetera, eccetera. Cioè, lo chiamiamo in un altro modo, mi sembra la stessa solfa. Non ha funzionato l'epoca. È andato con il decreto sicurezza, se non sbaglio, quello.
quel tipo di... Salvini però giusto prima ha dichiarato che vorrebbe riportare questi decreti di sicurezza in auge, quindi... No, no, secondo me prima di Salvini, secondo me parliamo... Sì, fino a... fino a Salvini mi ricordo che c'era questa distribuzione molto capillare sul territorio. Aveva anche un senso. Non so quanto avesse, sì, non voglio, però mi ricordo che c'era questa cosa. Poi negli anni è sparita, non so se dopo Salvini, sinceramente, o con Minniti forse addirittura, quindi ancora prima. Però adesso mi dite che lo vogliono ridistribuire sul territorio, ripeto, secondo me è comunque un... adesso, a parte il come li vogliamo chiamare, ma è un... è un modo di affrontare il problema immigrazione molto diverso da quello propagandato in campagna elettorale, perché effetti che tu mi dici sono centri per i rimpatri, ma io mi ricordo che si parlava di blocco navale o cose del genere, quindi ok, tu dici sì, ma poi li rimpatriano, quando sono qua gli facciamo un culo così, in realtà neanche qua dovevano essere, se fosse stato... Certo, però appunto come si vede sono fenomeni che non puoi fermare, cioè era un po' un tentativo di svuotare il mare col secchiello alla fine, e secondo me, cioè, noi non possiamo parlare del fenomeno migratorio senza slegarlo dalla questione demografica, perché sono due emergenze incredibili e obiettivamente e pragmaticamente non esistono altre alternative se non favorire un afflusso di persone provenienti evidentemente da altri paesi per frenare il crollo demografico che stiamo avendo. Ma Adele, no, ti sei addormentato? Ragazzi, mi sentite? No. Adesso sì. Ciao a tutti intanto. No, io posso dire una roba su questa cosa? Cioè, io al di là del fatto che l'immigrazione vada bene o non vada bene, va regolata o non vada regolata, io trovo... A parte che l'ho scoperta dalla chat della miniera che hanno messo lo stato d'emergenza, come minchia si chiama, trovo un'enorme figura di merda, se posso permettermi, ma non perché serva o non serva, però se tu hai fatto, e io su questa cosa qua impazzisco, perché quando io vedevo i cartelloni di Fratelli d'Italia appena caduto il governo pronti, cioè ovunque, con questo sguardo fiero, noi sappiamo che cazzo fare, e poi adesso ogni volta che c'è qualcosa dici no, però la legge di bilancio si è venuta a far di corsa, però no, la cosa dei POS adesso la volevamo fare ma non siamo riusciti perché d'altronde è poco tempo, e poi gli immigrati dobbiamo fare lo stato d'emergenza eccetera. Ah, pronti, mi dovete spiegare per cosa eravate pronti, perché non ho ancora trovato una cosa dove dicevate minchia, c'avevamo pronta la riforma nel cassetto per vincere le elezioni, ma tolto questo, sì, è comunque un'area politica questa qua, al di là del fatto dei cartelloni che vabbè venite ragazzi, è una mossa elettorale, fine, va bene, io sono una persona di principio, quindi mi gira le balle per quello, ma vabbè, problemi miei. Però se tu hai fatto, quanti cazzo di anni è che fanno campagna elettorale sugli immigrati? Cioè avrai sviluppato qualche benedetta soluzione che secondo te funziona, perché hai passato anni a dire a qualsiasi governo, ma hai passato anni a dire a qualsiasi governo che erano degli imbecilli che non sapevano fare una bega, poi tu arrivi al governo, non è che c'è scoppiato la guerra in Libia come anni fa e stanno arrivando milioni, c'è un aumento dei flussi, ma non stiamo parlando di una roba, cioè non è un Covid della situazione, no? Arriva una situazione da gestire e tu in tutti questi anni che hai detto che nessuno ci capiva un cazzo, ci capivi solo tu, l'unica roba che sai fare è mettere lo stato d'emergenza perché è un fenomeno assurdo, dobbiamo gestirlo e dobbiamo fare senza burocrazia. A me mica tanto, perché una presa per il culo. Dai dati non che abbiamo ancora, ma i dati di prima dicevano che nello stesso periodo 2021 8.500 ingressi, 2022 7.900, 2023 31.200, quindi parliamo di 7, 14, 21, 5 volte tanto. No, capito, ma non stiamo parlando di folle oceaniche che non abbiamo mai visto nella storia di questo paese, questo che sto dicendo. In ogni situazione hanno più che altro hai fatto per anni campagna elettorale sul fatto che fosse un problema risolvibile. Adesso, al di là del fatto che questo nel merito sia un'emergenza o meno, che ci sono flussi più alti, cioè i numeri parlano da sé, e cioè ci sono numeri più alti da gestire rispetto al passato, però che è stato un po' l'errore, ma anche con la visione poi di governare un giorno, di creare una narrativa intorno al tema
del risolvibile in tempo zero, cioè si tratta di un fenomeno strutturale. Se impazzito. Dopo la pagina dopo di quella che ha fatto vedere prima Ivan, ti fa vedere i paesi di provenienza e comprendi che ci sono delle dinamiche di partenza completamente diverse, cioè anche identificare, capire perché oggi c'è questo incremento, che potrebbe essere un qualcosa, un primo step per cercare di identificare una soluzione, un qualche tipo di intervento, non è semplice, perché tu puoi andare a vedere la Costa d'Avorio, però poi c'hai il Bangladesh, cioè è stato un problema a monte, al di là dell'essere pronti o meno, proprio di aver costruito la tua posizione politica su un tema, semplificandolo, è un tema che semplice non è, al di là poi della soluzione che offri, cioè non dico qui che va gestita con l'accoglienza, con il respingimento, quello che è, a prescindere da tutto, implica una complessità della struttura risposta che è stata un po' banalizzata da tutti, perché c'è anche chi ha detto ah no vabbè, ma lo risolviamo accogliendo, senza pensare al fatto che poi puoi avere anche dei numeri per cui il sistema di accoglienza deve essere strutturato in maniera differente. Ma posso dire una cosa? Certo, Delli, è una parola libera. Ok, no, allora, secondo me il problema è ancora di più alla base. Sta proprio nella base della democrazia, perché c'è un bug. C'è un bug grosso quanto una casa. Cioè, il punto è, in democrazia abbiamo un sistema di salvaguardia. Cioè, la popolazione ha un problema, qualcuno si propone nel risolvere il problema, e siccome fa bene il suo lavoro, allora le persone lo votano, rimane al potere, quindi tutto va bene. Però c'è un bug in tutto questo, che non per forza tu devi fare le cose, basta che tu dai l'impressione di fare quelle cose, e basta che tu continui a dare l'impressione, e fino a quando le persone continuano ad avere la percezione che tu stai che a te sta a cuore quel problema e stai provando a risolvere quel problema, e soprattutto che tu stai provando a risolverlo come vorrebbe il normale cittadino, cioè la casalinga di Voghera, allora ti vota. E questo fa sì che l'immigrazione, ma così tanti altri temi, le persone non fanno le cose con serietà, guardando ai dati e facendo le cose con competenza, ma puntano di più a darti la percezione. Sì, puntano di più. Ecco, hai nominato i dati, ora Delli si incazza. Si è triggerato Delli. Danno l'impressione che stanno risolvendo il problema, anche se non lo sta risolvendo. E ho postato nel chat di gruppo i dati, per esempio, dell'Inghilterra. I temi della Brexit erano controllo dei bordi, un'economia più solida e più sovrana. Sta andando esattamente il contrario di quello che volevano. I sbarchi con le mini barche, come li chiamano loro, prima erano 2000 all'anno, prima della Brexit. Siamo arrivati a 45.000 all'anno. Questo parlando di controllo dei bordi, però i conservatori sono ancora lì, e sono stati lì per anni, e purtroppo questo è un problema strutturale che dovremmo prendere in considerazione e provare a risolvere, perché sta a base di vero... Vai, Delli. Scusa, perdona, vi ho ascoltato, a volte annoiato. C'è un problema, i dati. I dati, vabbè, ce l'avete sempre in bocca. Il problema vero dell'Italia è che manca un José Mourinho che guidi un partito politico. Mi spiego meglio. Se avrete la pazienza di ascoltarmi 5 minuti, dopodiché sarete... Non ti giudichiamo. Non 5 minuti per dire sta cagata. Non vedo l'ora di sentire. Ma fatelo pure, non ho le spalle grandi. Tanto bello il dissing allora, tra José Mourinho e tra Cassano, Bello, bello. Cioè, ovviamente Cassano umiliato quel cialtrone, ma non stiamo parlando di questo quest'oggi. Ho capito, l'altro è portoghese, ci riesce. Allora, manca un Mourinho in politica. Mi spiego meglio. Mourinho è arrivato alla Roma, su una piazza, quella romana, per chi segue il mondo del calcio, che si crede grande, ok, a livello calcistico, ma non lo è. Mourinho è uno studioso dei comportamenti umani, non dei dati, dei comportamenti umani. Quindi che cosa fa? Arriva a Roma e inizia a ripetere tantissime volte nelle conferenze stampa, nelle interviste, sui giornali,
che lui è abituato a vincere sempre e subito, ma che a Roma avrà bisogno di tempo, che il tempo è una questione importante, che c'è bisogno di costruire. O i tifosi. No, Delli, no. Non ci puoi lasciare lo così. Lo adorano, i tifosi lo adorano. I tifosi lasciano la suspense. Eccolo. Sta creando hype. I tifosi. Ci dica, Delli, ci dica. Forse, no. Ringraziamo sempre, hanno ricordiamo chiamato. Che Delli ha connessione Iliad. E comunque su Rete Team, eh? Qualche schifoso donatore mi sta impedendo di parlare. Ma già è tanto, il sergente, nonostante la donazione, ti ha graziato, ha detto che potevi rimanere. Lui non può decidere un cazzo, non è che mi lascia lui qua, so io che rimango, non è che uno c'ha i soldi, a me mi compra, capito? Buffoncello degli abbonamenti. Allora, torniamo quindi a parlare, capito, ragazzi, di non è Renzi, cioè Mourinho, non si fa così, non... Esatto. Allora, quindi Mourinho arriva su una piazza difficilissima, inizia a usare la parola tempo. Oh, i tifosi, gente che è abituata a usare lo stomaco, usare il cuore, non la testa, accetta che il condottiero Giuseppe Mourinho abbia bisogno di 3 anni per costruire qualcosa che poi possa vincere. E tutti, continuamente, davanti a un attacco, lo difendono i tifosi, iniziando a concepire l'idea che una vittoria si ottiene costruendo le cose con il tempo. In politica manca totalmente una figura che parli agli elettori con la stessa chiarezza con cui Giuseppe Mourinho parla ai tifosi di calcio, perché alla fine la politica è come il calcio, ci stanno i tifosi. Quindi se qualcuno iniziasse a spiegare quando ci stanno le elezioni, cioè sempre, non è che quando ci stanno, quando si è in campagna elettorale, cioè sempre, che serve il tempo per migliorare il paese, che serve, come posso dire, l'attesa, che serve ragionare, che le soluzioni non arriveranno presto, allora questo sarà il vero cambiamento culturale che porterà la politica a muoversi diversamente. Fin quando questo non sarà, la politica è un perfetto specchio della società. E la voglia parla delle cazzatine tipo i dati non se li incula nessuno. Prima lo capite, prima fate pace con questa cosa, prima capirete qualcosa di politica. Sì, Deli, è un anno e mezzo qua che aspettiamo che te fai una connessione decente, però, sta cosa è solo un anno e mezzo, Manfro, è da quando Deli esiste sul web, in realtà. Ci vuole del tempo per cui Deli abbia una connessione decente. Però tolta la solita roba sui dati, che ormai è suo pallino, io sono completamente d'accordo, Cioè, questa è una riflessione che facevo qualche tempo fa, ma tra l'altro l'ho pure scritta a Calenda sul tweet e non mi ha mai risposto, perché non ero uno di quelli a cui rispondeva. Cioè, ti devi prendere del tempo per dire, cazzo, cioè, a me la cosa, per quello io sono così incazzato con i cartelloni che dicono pronti, perché è proprio l'opposto di quello che dice Delli, per una volta ti sto dando ragione, a parte la storia sui dati. Cioè, a me il politico che ti dice, noi siamo pronti, noi abbiamo tutte le carte in mano, noi siamo pronti, sappiamo fare qualsiasi cosa, mi fa incazzare, perché è ovvio che non è così. E poi ti dico anche, ok, hai fatto lo sborone, nel caso speciale, no, dell'immigrazione, hai fatto lo sborone o pensavi veramente, volevi inculare la gente, oppure pensavi veramente di riuscirlo. Sei arrivato, ti sei accorto che la cosa è più grande, io almeno ti dico, porco Giuda, fai un bagno di onestà, che secondo me da un punto di vista politico ti può anche pagare, dice, ragazzi, pensavamo che le cose stessero così, è molto più incasinato di così, fermi tutti, dobbiamo agire in un'altra maniera. Io questo piuttosto lo apprezzo, però su questo però, che la Meloni lo fa un po', scusate un attimo, la Meloni però, lo fa, ci dimentichiamo di una cosa, sullo stato d'emergenza l'ha detto? No, sullo stato d'emergenza no, però sul fatto che abbia bisogno poi è normale. La legislatura comunque e le campagne elettorali, cartelloni compresi del tipo lo sappiamo fare, lo faremo, sono fatti e studiati per una legislatura che è di 5 anni comunque. Quindi a me, io sono il primo che dice, mi stanno sulle palle quelli che dicono, no, ma si sono appena insediati, diamogli tempo, ok? Perché trovo sempre, secondo me sono scuse banali, però su alcune cose dico, ok, l'immigrazione non è una cosa che si risolve in 2 giorni. Tanto, Delli.
anche volendo fare il blocco navale, no, non è che lo fai in due giorni, tu è una cosa che devi studiare. Tu hai ragione su questo, però è una cosa lunga. Il problema è quello che diceva Giorgio, credo, dimmi se quello... cioè il fatto che tu in campagna elettorale, come magari hanno fatto altri partiti su altre cose, l'hai reso facile, cioè basta che arriviamo, facciamo il blocco navale, tutto risolto. Invece poi... secondo me loro ne erano consapevoli, non è che se ne sono accorti nel momento in cui sono arrivati, anche perché Piantedosi era il capo di gabinetto di Salvini. Salvini è stato ministro dell'interno fino a qualche anno fa, quindi insomma la situazione ce l'hanno ben presente anche dall'opposizione, insomma se ne possono rendere conto. È più che altro il fatto che tu mi prometti una cosa che sai non essere vera, perché il blocco navale non è proprio possibile, altrimenti è proprio un atto di guerra, cioè non è proprio concepibile. No, e poi però, dici, è una missione di pace. Le missioni sono cose diverse, le missioni sono quelle che ci sono state a livello europeo, andare a attuare delle politiche. Se tu mi parli di blocco navale vuol dire abbiamo devi schierare delle navi per non farle arrivare. Abbiamo bombardato degli stati non dichiarando guerra, quindi no, tecnicamente... No. Vabbè, ma poi il blocco navale non è mai sempre che le zone SAR non sono acque territoriali, le zone SAR sono oggetto di una convenzione, ma quelle sono acque internazionali. Sovrani, abbiamo bombardato stati sovrani senza dichiarare guerra, è un fatto questo. Vabbè, quindi... però bombardare è una guerra, cioè possiamo dichiararlo o non dichiararlo, è un atto di guerra. Tu puoi dire è una quindi, guerra, però se fai un atto di guerra, pace, quindi noi possiamo tranquillamente se fai un atto di guerra sarà un atto di guerra. Piazzare lì la nostra bella Cavour con gli aerei pronti a partire, dopodiché dire: ma noi non stiamo facendo nessuna guerra. Va bene, fai come Putin. Militare. La pragmaticità non cambia. È fatto noi. Quindi sì, si può fare. Non cambia la sostanza. Il blocco navale tecnicamente si può fare. Tecnicamente si può fare. No, ok, però scusate, non allarghiamo perché sennò poi non si capisce. Però se posso aggiungere una cosa, io sono d'accordissimo con quello che prima ha detto Giorgio. Il problema è: questo tipo di politica oggi sarebbe spendibile in Italia? Cioè, negli italiani credono più nella propaganda rispetto a quello che invece sono il fatto di dire mi ci vuole tempo. Ma ragazzi, Berlusconi nel 2000, nel 2000 ha fatto il contratto con gli italiani firmato da Vespa, per carità, televisivo, tutto quello che volete, dove diceva in 5 anni vi porterò, non mi ricordo la percentuale, ma l'80%, il 70% di questo programma elettorale sarà fatto in 5 anni. L'ha fatto Berlusconi nel 2000 e gli italiani erano sempre quelli, quindi non è una cosa così infattibile o impensabile. Ma si è esaurita quella stagione, ragazzi. Si è esaurita quella stagione. Se voi vedete le ultime 3 elezioni, questa roba qua è finita. Cioè, adesso sempre meno gente va a votare. Quelli che votano si spostano a manetta. L'abbiamo visto, hanno fatto i 5 Stelle, che è stata l'ultima grande moto che ha portato un po' di gente. I 5 Stelle, poi, quei voti lì, sono finiti alla Lega. Perché 5 Stelle non hanno fatto quello che dicevano. Gli è rimasto lo zoccolo di gente che ancora ci crede. Poi adesso non voglio aprire un dibattito con Jacopo, però se guardiamo i flussi, i 5 Stelle sono gli unici che hanno fatto quello che dovevano fare, cioè hanno fatto tutto quello, hanno esaurito il programma i 5 Stelle. Diciamo che c'è della gente che è rimasta delusa e si è spostata e da lì è andata la Lega. 7 milioni di voti. Scusami, errore mio, non volevo aprire un dibattito su questo. Il 16% non è poco, è il doppio dei voti del terzo polo. Ma quanto era prima? Da quanto partivano? Sottolineiamolo. Beh, da quanto partivano? Dal 2018 sempre a scendere. Ma Jacopo partivano dal 7% di luglio, però. Vabbè, sì, ma con la carta gratuitamente è risalito, però, dai, però se tu guardi, Jacopo eri del 5 Stelle. Nel senso, sono contento di essere considerato dei 5 Stelle, capo. Al 16%. È ancora oggi avuto... signore. Finisco il concetto. C'era una fascia di grossa di 5 Stelle che è finita la Lega. E la Lega a chi l'ha data quegli elettori lì? Li ha dati a Fratelli d'Italia. Perché? Perché poi è andata la Lega non ha fatto quello che voleva, poi in più ha fatto il governo, quindi ti si è messo con i poteri forti ed è finita Fratelli d'Italia. Se Fratelli d'Italia fa la stessa identica cosa oggi, quei voti lì andranno a qualcun altro, quindi questa roba qua è finita. Secondo me l'unica cosa che nessuno ancora ha mai provato è fare una cazzo di proposta politica seria che dice ci vuole tempo e che non si preoccupa se ha preso il 5% quest'anno e magari alle regionali va peggio e ci mette 5 anni per arrivare a doppia cifra. Però non, vero, quell'ottica lì, ma di Berlusconi è andata, raga. Ma non abbiamo mai avuto sostanzialmente un governo monocolore. Cioè da Renzi non abbiamo mai avuto un governo monocolore e quindi la preferenza politica si è spostata da uno sviluppo di ideologia politica a un governista non governista. Nel momento in cui
la Meloni dovesse durare 5 anni, adesso non lo so quanto durerà, come durerà, vedremo nelle prossime agora, secondo me si può ricostruire questa idea. Cioè si può ricostruire un attaccamento più identitario a un certo tipo di colore politico. Perché la Meloni, a parte il fatto che adesso sta facendo tutta una serie di pseudo provvedimenti che non promuovono questa struttura di lungo periodo, nella narrazione secondo me già di più, cioè fa dei discorsi di costruzione di qualcosa, di un certo tipo di valore italiano in Europa, se vuoi vederla in quella maniera, ti sta costruendo un discorso quando dici l'Italia torna a contare un qualche cosa all'interno anche di alcuni post che fa a livello social, cioè ha una visione di quel tipo, e poi tra 5 anni... L'evidenza, certo, che sei tornato a contare. Certo, esatto. Però a quel punto queste cose... qui torniamo al discorso, e il fatto che oggi non si vada a votare domani e quindi non dobbiamo fare adesso questo discorso, ma lo faremo probabilmente tra 5 anni potremo dire l'ha fatto, non l'ha fatto, e eventualmente si deciderà in quei termini. E io spero che dall'altra parte, al tempo stesso, ci sia uno sviluppo di un'opposizione strutturata nel tempo in egual misura, cioè di dire guardate che questo in 5 anni non ridere, però Giorgio io ci provo, dai, fammici provare almeno. Nella cultura di oggi del manifesto. Complicato, molto complicato. Vabbè, però si può anche essere ottimisti, ragazzi, se no veramente, cioè pensare che si possa tornare a un dibattito politico-ideologico in Italia su strutture di medio-lungo periodo non mi sembra... Per una volta che dopo anni abbiamo una prospettiva di governo, se non va a farsi benedire per vari motivi, che può potenzialmente durare una legislatura, perché no? Speriamo. Perché non ci deve essere il tempo affinché ci possa essere una correzione di questo. Sono d'accordissimo con te, ma lo scopriremo. Il pronti rispetto a tra 3 anni faremo questo. Vabbè, ma quella è campagna elettorale, cioè io mi aspetto anche... È campagna elettorale, raga, però io non la critico in democrazia. Sì, va bene, cioè da una parte c'era pronti, da una parte c'erano i loro, dall'altra parte c'era fascisti, dall'altra parte, cioè è campagna elettorale, ragazzi, no? Anche che palle, posso dire, cioè, ma infatti Tenet, Manfro, poi chiudiamo, ragazzi, questo, vi ragazzi. Chiedo di stringere, grazie. No, ma infatti, ragazzi, il tema non è lo slogan utilizzato in campagna elettorale, se era corretto o scorretto, o come approcciano alla comunicazione politica. Il tema è che quello che hanno messo in quel programma non ne stanno facendo una. Tutto quello che hanno promesso in campagna elettorale non ne stanno facendo una. Stanno facendo tutto il contrario di tutto, perché quando si arriva, vabbè, a governare... L'ho detto da uno questo... del 5 Stelle, non lo tollero. È per fortuna. Cazzo, ma è la verità, ma tra l'altro... Lei il fatto dei 5 Stelle, Carlo. I 5 Stelle sono arrivati nel 2018 con un programma di governo... Non può dire una cosa del genere, dai. Perché? Perché poi si assume anche le responsabilità di fare le cose. Mai alleati con uno, ma siete finiti pure alleati con Berlusconi. Dai, adesso sì, io non capisco altrui. Carlo, io non, invece questo è il problema, perché la Meloni ha fatto della coerenza la sua forza. La Meloni ha fatto della coerenza il suo grido di battaglia. È una persona che negli ultimi 5 anni non ha mai governato, è sempre stata all'opposizione. Dicevo di essere quella che manteneva sempre la parola, è arrivata al governo e sta, giustamente o non giustamente, però... perché è politica, tutto il contrario di tutto. Ma però Jacopo, cosa? Questo tutto, però guarda che quello che l'opposizione tutto il contrario di tutto, no? Al massimo puoi dire dimmi e qual è di tutto quello che ha detto che doveva fare, ma su alcune cose al di là delle prese di decisioni identitarie che sta facendo, ma non fare è diverso da fare il contrario. Scusami, giusto, beh, certo. Il riconoscimento dei figli, quello è il tema. E beh, giusto, certo, il 2013, mi pare il 2013 del Movimento 5 Stelle, quando ha vinto, ma ha deciso di non allearsi con nessuno e non hanno governato. Uno può dire non ha fatto un cazzo, ho dato il mio voto a buffo, però sono stati coerenti. 2018, che okay, non mi alleo con nessuno e poi ti allei. Hai fatto il contrario di quello che dicevi. C'è una differenza. Lungi da me difendere il Movimento 5 Stelle 2018, io non ho votato, quindi non mi interessa neanche difenderlo. No, ma ti però posso garantire era il senso in più dichiarazioni cosa, lì fu detto che chiaramente la legge elettorale non lo impediva. Se non si avrà una maggioranza monocolore, saremmo obbligati a dialogare con qualcuno. Guarda che questa è storia politica. È stato Renzi da Fazio a distruggere l'accordo tra PD e 5 Stelle, già fatto, firmato da Guerini. Quando stava a nascere il governo giallo-rosso nel 2018, quindi nel senso il Di Maio ci provò a fare l'alleanza col PD prima di far nascere il governo giallo-verde, questa è storia politica. Poi la roba non è partita, si è mutata con Conte 1, Conte 2,